Amici belli del canale, buonasera dal vostro Lino Juventus. Sto notando su Facebook tanta gente scrivere dei post riguardi a report, riguardo a report che stanno guardando quella trasmissione di puntini, 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 che per me possono andare nella sede, possono pure una fiamma, pure mi piace dire, pure una fiamma, fanno tutta una fina, non me ne frega niente. Ma c'è un però. C'è la Juventus che ha risposto al report facendo un comunicato dicendo che respingiamo qualsiasi tipo di accusa e continuiamo a confermare il nostro lavoro nella maniera più pulita e più corretta di questo mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa dirigenza nuova, fatta tutta di avvocati e gente con le palle quadrate, stavolta non è il 2006, ma io questo ve lo dissi già un'altra volta. Questa volta non è il 2006. Questa volta c'è gente con le palle quadrate. Ziliani, Report, tutti quelli che in questi giorni stanno scrivendo e stanno dicendo una marea di stronzate, pagheranno uno ad uno, uno ad uno, uno ad uno. Pagheranno uno ad uno. Questi stanno mangiando grazie alla Juventus, stanno facendo soldi, stanno facendo visualizzazioni perché Report, chi cazzo su guarda? Rai 3 era buono come programma solo per far vedere all'epoca quando io ero ragazzo la Melevisione, l'Opera Azzurro, Papà Castoro, quelli erano belli Rai 3. L'unico programma utile che è rimasto di Rai 3 è chi l'ha visto, che è quello ogni tanto aiuta a trovare le persone che magari scompaiono dalle famiglie e poi vengono ritrovate grazie a questa trasmissione. Ma se no Rai 3 è un canale morto. Io ricordavo quando facevano blob, quelle cose da rira, e lì ero un po' simpatico, ma da quando fa queste trasmissioni, spazzatura qua, Rai 3 è morto. Quindi, programma inutile, canale inutile. Mi sembra che si fa Rai 3, attenzione, potresti pure che sto dicendo una stronzata. Io ho detto, non le vedo, con le TV spazzature non la qua, però se non mi sbaglio si fa Rai 3, quindi, canale spazzatura, programmi spazzatura. Quindi, detto questo, che questo signorino che, come cazzo si chiama il conduttore, là, vuole fare i protagonisti. Oggi è stato arrestato un boss che era latitante da 30 anni. Report però ha dovuto, giustamente, dice, mo se parliamo del boss, sì, hanno arrestato ormai quelle vecchie, che cazzo ma fa? Parliamo della Juventus che facciamo più audience, capito? Quindi oggi dal posto di parlare di comunque una cattura importante, no, si parla della Juventus, la plusvalenza, Allegri sapeva. La Juventus, già il fatto che la Juventus risponde con i comunicati è un qualcosa di positivo, molto positivo, perché nel 2006 non uscirono comunicati, nel 2006 si accettava tutto, anzi, non si vedeva forse nemmeno l'ora che la Juve veniva condannata. Stavolta è diverso, quindi fate, fate, fate. E prima o poi il conto da pagare sarà salato per tutti. Un abbraccio a tutti, sempre fino alla fine. Ricordate, noi siamo la Juve e vuzzi di un cazzo. Ciao.